che rubavano nelle abitazioni, controllando le vittime attraverso un GPS installato sotto le auto. Fondi PNRR in arrivo da Cibonaccorsi, serviranno a riqualificare il polivalente. Entra nel vivo la 21esima edizione di Magma, mostra del cinema breve, tra le novità la sezione lungometraggi. L'informazione di TG Reporter, benvenuti a questo appuntamento. Oltre la cronaca continueremo a parlare di altri argomenti, tra i quali Operazione Gota, dove la Polizia Postale di Catania ha smantellato una rete internazionale di pirateria audiovisiva. In azione anche la Polizia di Acireale, dove sono stati arrestati due minorenni per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. E poi ancora ad Acireale la Commissione Toponomastica ha deliberato nuove denominazioni stradali, posta l'attenzione su due imprenditori acesi. Infine, per la pagina sportiva, riflettori sul calcio a 5, sulla pallanuoto, dove spicca il derby tra Brizza Cireale ed Equipe Orizzonte. Apriamo la prima parte dunque con la cronaca: sgominata dai carabinieri una banda di ladri di appartamento. Sotto le auto delle vittime veniva installato un GPS per poter agire in sicurezza mentre nessuno era presente in casa. Ci sono voluti 2 anni per individuare i responsabili dei 7 furti di appartamento commessi tra Catania e provincia. I carabinieri erano sulle loro tracce dall'agosto del 2020, dopo l'ennesima denuncia ricevuta per furto in un appartamento a Catania, mettendo fine oggi con l'arresto dei ladri colti in flagranza, mentre erano intenti a razziare di ogni bene un altro appartamento a San Gregorio. Si tratta di 3 catanesi di 59, 55 e 32 anni accusati di associazione per delinquere finalizzata a commettere furti in abitazione, arrestati dai carabinieri della compagnia di Catania, Piazza Dante, che attraverso complesse indagini anche di natura tecnica, alle quali hanno lavorato anche i militari della compagnia di Piazza Verga, sono riusciti a ricostruire il modus operandi dei 3 ai danni delle ignare vittime. Il copione utilizzato era sempre il medesimo, frutto di un'organizzazione minuziosa. La vittima veniva individuata all'interno di parcheggi di supermercati o di ospedali e, una volta posteggiata l'autovettura, mentre un componente della banda la seguiva pedinandola all'interno dell'edificio, gli altri lo vistavano nell'abitacolo per impossessarsi delle chiavi delle abitazioni, dopo aver aperto il veicolo con l'utilizzo di disturbatori di frequenza. Da quel momento iniziava una vera e propria attività di studio delle abitudini della vittima. Una volta giunto il momento propizio, la banda si introduceva nell'abitazione della vittima utilizzando il duplicato della chiave e, con l'aiuto di una famosa idrica, era in grado di aprire ogni cassaforte. Ad individuare le vittime era il 55enne, considerato il capo del gruppo criminale. Tra le tecniche studiate da loro per andare a derubare con assoluta certezza negli appartamenti dei malcapitati vi era l'uso del GPS, che veniva installato sotto le auto. Tra i furti rilevanti spicca quello commesso nell'estate di 2 anni fa a Catania, dove i ladri dalla cassaforte in quell'occasione portarono via i gioielli del valore di 100.000 euro. Con l'uso delle immagini di videosorveglianza degli appartamenti, i carabinieri sono riusciti a ricostruire 6 furti ed 1 tentato, che hanno fruttato alla banda un bottino stimato di circa 230.000 euro. Per agire, la banda utilizzava anche una pistola, un disturbatore di frequenza per inibire l'avviso telefonico dell'impianto antifurto, telecomandi e 4 targhe contraffatte per autoveicoli. 2 minorenni di 16 e 17 anni sono finiti agli arresti domiciliari ad Acireale per detenzione e spaccio di marijuana. I 2 sono stati individuati e fermati dal personale della squadra investigativa del commissariato di Acireale, allertato da alcuni movimenti sospetti attorno ad un garage dove spesso, in particolare durante i fine settimana, i 2 fratelli si recavano. Fatta irruzione nel locale, i poliziotti hanno rinvenuto 35 grammi circa di sostanza stupefacente contenuti in un barattolo, più altri 11 già confezionati con particolare cura in altrettante bustine di plastica pronte alla vendita.
Cinque persone sono state arrestate dai carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo di Siracusa della compagnia di Augusta al culmine di un'inchiesta della DDA catanese, avviata dopo una serie di attentati incendiari. I provvedimenti sono stati notificati dai carabinieri tra Solarino, Sortino e Siracusa. Tutti sono accusati a vario titolo di illecita concorrenza con minaccia o violenza aggravata dal metodo mafioso, tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e porto di arma da fuoco. L'indagine avviata nel maggio del 2020 ha preso spunto dalla denuncia del titolare di un'agenzia di servizi funebri di Siracusa per minacce subite ad opera di un impresario concorrente e finalizzate ad impedire l'esercizio dell'attività economica nel comune di Sortino. Continuiamo con la cronaca. 7 quintali di caponi sono stati posti sotto sequestro dalla Guardia Costiera al MAS, Mercati Agroalimentari Siciliani di Catania. Tutto il pescato dichiarato commestibile è stato devoluto al Banco Alimentare per distribuirlo alle famiglie bisognose e associazioni caritatevoli del territorio. Pirateria audiovisiva. La polizia postale smantella una rete internazionale che coinvolge oltre 900.000 utenti nell'ambito dell'operazione Gota. Una vera e propria impresa criminale di pirateria audiovisiva sgominata dalla polizia attraverso l'operazione Gota, operazione disposta dalla Procura distrettuale di Catania che ha fatto luce sul 70% di streaming illegale nazionale che coinvolge oltre 900.000 utenti con profitti di milioni di euro al mese. I centri operativi sicurezza cibernetica della Polizia Postale hanno eseguito perquisizioni e sequestri su tutto il territorio nazionale nei confronti di appartenenti ad un'associazione per delinquere di carattere transnazionale. In tutto 70 le persone indagate a vario titolo per associazione per delinquere a carattere transnazionale finalizzata alla diffusione di palinsesti televisivi ad accesso condizionato, riciclaggio, trasferimento fraudolento di beni, sostituzione di persona, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, indebito utilizzo e falsificazioni di strumenti di pagamento diversi dai contanti, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, accesso abusivo ad un sistema informatico, truffa, ricettazione, spaccio di sostanza stupefacente, omessa comunicazione delle variazioni del reddito del patrimonio. Le indagini avviate dal Centro Operativo Sicurezza Cibernetica di Catania con il coordinamento del Servizio Polizia Postale di Roma hanno preso il via dagli spunti probatori di una precedente operazione della Polizia Postale di Catania, operazione Blackout. Le prime investigazioni mettevano in luce la presenza su Telegram, in vari social network, nonché in diversi siti di bot e profili che pubblicizzavano la vendita sul territorio nazionale di accessi per lo streaming illegale di contenuti a pagamento tramite IPTV delle più note piattaforme. Questo ha permesso di delineare l'esistenza di un gruppo criminale organizzato in modo gerarchico, secondo ruoli distinti e ben precisi, i cui capi erano distribuiti sul territorio nazionale: Catania, Roma, Napoli, Salerno e Trapani, e all'estero in Inghilterra, Germania e Tunisia, avente come finalità la distribuzione a quasi un milione di utenti di palinsesti live e contenuti on demand protetti da diritti televisivi di proprietà delle più note piattaforme televisive, quali ad esempio Sky, DAZN, Mediaset, Amazon Prime, Netflix, attraverso il sistema delle IPTV legali con profitti mensili per molti milioni di euro. Ingenti i guadagni illeciti ricavati da queste attività criminali. I profitti accertati solamente nei mesi di indagine ammontano a circa 10 milioni di euro, ma si ritiene che i danni per l'industria audiovisiva potrebbero ammontare ad oltre 30 milioni di euro mensili, considerato che l'operazione odierna ha fatto luce, come detto, sul 70% di streaming illegale nazionale. Le città interessate dalle perquisizioni sono Ancona, Avellino, Bari, Benevento, Bologna, Brescia, Catania, Cosenza, Fermo, Messina, Napoli, Novara, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Siracusa, Trapani, L'Aquila e Taranto.
A Randazzo, i carabinieri della locale compagnia, supportati dai colleghi del 12° Reggimento Sicilia, hanno effettuato nei giorni scorsi un servizio di controllo del territorio a largo raggio finalizzato al contrasto dell'illegalità diffusa. I militari dell'arma hanno effettuato numerosi controlli agli automobilisti nei principali snodi viari della zona, identificando circa 200 persone e procedendo al controllo di oltre 100 veicoli tra autovetture e moto. Veicoli. Elevate sanzioni per oltre 6.000 euro per mancato rispetto del codice della strada. Tra le violazioni riscontrate, la mancata copertura assicurativa, la mancata revisione periodica, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e il mancato possesso dei documenti di circolazione. Voltiamo pagina e torniamo a parlare dell'elezione del presidente dell'ARS ieri. È risultato fondamentale il soccorso dei deputati di Cateno De Luca per eleggere il nuovo presidente dell'ARS, che, come abbiamo detto ieri, è Gaetano Galvagno, paternese pupillo di La Russa. Alla nuova guida del Parlamento siciliano sono andate 43 preferenze, 7 in più del quorum richiesto alla seconda votazione, 11 invece le schede bianche, 4 i voti per Giorgio Assenza, 1 a testa per gli 11 membri del PD. Dopo La Russa, presidente del Senato, un altro paternese ottiene un grande risultato. Gaetano Galvagno, 37 anni, laureato in economia. Nella precedente legislatura è stato deputato, segretario, vicepresidente della Commissione Bilancio all'ARS e componente dell'antimafia. È il più giovane della storia a ricoprire l'incarico e mercoledì è in programma il giuramento della Giunta Schifani. E da Cireale l'ex sindaco Nino Nicotra si congratula con il neopresidente dell'Assemblea regionale siciliana. Esprimo felicitazioni all'amico Gaetano per l'eccellente elezione a presidente dell'ARS. Sarà di equilibrio per tutti i 70 deputati regionali. Anche i numeri che hanno portato all'elezione di ieri certificano che Galvagno è tenuto in grande considerazione non solo tra i banchi della maggioranza. Il ruolo che dovrà ricoprire nella legislatura, che inizia oggi, gli consentirà, quale seconda carica istituzionale regionale, di esprimere al meglio le istanze del popolo siciliano tutto. Buon lavoro! Noi adesso ci fermiamo per un primo stacco pubblicitario, a tra poco con le altre notizie. È il premio dei più autorevoli personaggi di cultura, ricerca scientifica, cinema, televisione, musica e società civile. Il premio che ha portato sul palcoscenico, nel cuore della Sicilia, lo stile e la modernità. È il premio nazionale Garritta 2022, La Rinascita, con Antonello Musmeci e Adriana Pannitteri. In prima visione su Etna Channel, mercoledì 16 novembre, ore 21:10, canale 199, in tutta la Sicilia. Il centro analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Le analisi vengono effettuate in sede. Il centro analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Test sierologico degli anticorpi Covid-19 autorizzato dal Ministero della Sanità. Euronics a Cireale. Più vicini con più cura. Grande punto vendita a portata di mano. Siamo su via Cristoforo Colombo 12, direzione ingresso autostrada, ex Arredamenti Gallina. Prova la comodità di un parcheggio riservato a te. La convenienza su tantissimi articoli in offerta. Personale sempre disponibile a consigliarti. Che aspetti? Euronics a Cireale. Informatica. Gaming. Telefonia. TV e audio. Elettrodomestici. Video, foto, droni. Mobilità elettrica. Smart home. Euronics a Cireale, via Cristoforo Colombo 12. Provaci! I prodotti del caseificio Neve dell'Etna ora più vicini a voi. Un nuovo punto di produzione e vendita vi aspetta in via Salvatore Vigo 3133 a Cireale. I nostri prodotti sono siciliani garantiti al 100% a chilometro zero. Nascono da allevamenti diretti sotto l'occhio attento di Giuseppe Sgroi. Produciamo la ricotta, la mozzarella in diverse specialità, formaggi freschi e stagionati che proponiamo con salumi DOC di grande qualità. Caseificio Neve dell'Etna.
ora anche ad Acireale in via Salvatore Vigo 3133, da sempre Annunziata di Mascali in via Etnea 198. Distribuzione diretta alle rivendite in tutta la Sicilia. Farmacia Cipriani, se hai bisogno, noi ci siamo. Questa settimana, dal lunedì al venerdì, orario continuato 8.30, 20.30. Sabato e domenica, aperto con sospensione solo nella pausa pranzo. Farmacia Cipriani, nel centro del centro storico di Acireale, in corso Umberto 130. Per info 095 60 11 85. Doppelganger, l'abbigliamento per l'uomo ad ogni età. Modelli classici rivisitati alla luce del vivere moderno incontrano il gusto anche del cliente più esigente. Vieni a provare la qualità della nostra nuova collezione. Camicie, pantaloni, abiti, giacche, accessori. Siamo in Piazza Duomo 1 a Cireale. Doppelganger, per rinnovare totalmente il tuo guardaroba a prezzi vantaggiosi. Doppelganger, il lusso più economico del mondo. Quante auto vorresti? Un'elettrica per la città? Una 4x4 per arrivare ovunque? Una sportiva tedesca? Un'ibrida per le avventure di ogni giorno? Quando quello che vuoi è tutto. Nuovo Opel Grandland Hybrid Plug-in. Be yourself, get everything. Concessionaria Opel Gidauto, a Riposto sulla strada statale 114 km 70,78 e a Catania in via Vitaliano Brancati. E la scena che vedo è mia madre al balcone con in braccio mia sorella più piccola che chiede aiuto. Qui sono crollate due case, una accanto all'altra. Una è crollata, è quella dove, nella quale c'erano le vittime, che sono qui raffigurate in questa piccola cappella che è stata eretta a memoria, insomma. Quindi era... Io sono cresciuto con quei ragazzi. Su Etna Channel, tutto in di Franco Perdighizzi. Sabato ore 21:20, canale 199 in tutta la Sicilia. Ad Acireale nuove denominazioni stradali sono state individuate dalla commissione toponomastica. La giunta comunale ha ratificato le decisioni adottate. Approvate dalla giunta comunale di Acireale, su indicazione dell'apposita commissione toponomastica, alcune nuove denominazioni stradali. Su proposta dell'associazione Terre di Aci, è stata posta l'attenzione sulla figura di due imprenditori acesi, i quali vennero conosciuti ed apprezzati pure fuori dall'ambito locale, cioè i fratelli Pietro e Luigi Sardelle, i quali, utilizzando una tecnica di produzione innovativa, riuscirono a dare vita nella seconda metà del XIX secolo ad una realtà che contribuì in maniera significativa allo sviluppo socio-economico del territorio, dando lavoro a centinaia di persone. I fratelli Sardella in pratica si occuparono della realizzazione di sedie, fino a 36 tipologie differenti, molte delle quali sfruttando la nuova tecnica della curvatura chimico-meccanica del legno. Lo stabilimento dapprima nacque in via Vittorio Emanuele, per poi localizzarsi prima nell'ex convento dei Cappuccini e ancora in piazza Agostino Pennisi, arrivando ad accogliere oltre 250 operai. La commissione ha deciso di individuare come via dei fratelli Pietro e Luigi Sardella quella situata nell'area artigianale con ingresso da via Volano. Su proposta poi del dottor Giuseppe Grasso Leanza, prenderà il nome di via Professore Mario Cortellese, la nuova strada in fase di completamento che si diparte dalla via Sclafani verso ovest, vicino alla rotatoria del viale Cristoforo Colombo. Il professore Cortellese, scomparso nel 2010, peraltro internato in vari campi di concentramento in Germania e Polonia durante il secondo conflitto mondiale, fu docente di italiano e latino nel liceo classico Gulli e Penisi di Acireale. Ha ricoperto diversi incarichi nell'azione cattolica locale, di cui fu presidente diocesano e anche consigliere nazionale del Movimento Laureati. Infine sarà intitolato all'illustre medico pediatra dottore Nino Castro, scomparso nel 1998, lo slargo di rimpetto alla chiesa di Sant'Antonio da Padova. La commissione, al fine di evitare disagi ai residenti e alle attività esistenti, ha ritenuto opportuno limitare il tutto all'area compresa fra il civico 169 di via Vittorio Emanuele e la via Ardita, in maniera così da non creare possibili disagi, in considerazione del fatto che la relativa numerazione civica resterà immutata.
Nulla di fatto ieri sera da Cireale durante la riunione del Consiglio Comunale convocato per esitare il piano triennale delle opere pubbliche. Il civico consesso, infatti, per un difetto di notifica, ha rinviato ad altra data l'esame e l'approvazione del documento, atto propedeutico al bilancio. Per quanto si è potuto capire, il presidente della Commissione Maresca non avrebbe notificato al quinto componente della Commissione, Pippo D'Angelo, reinsediatosi dopo precedenti dimissioni presentate e poi revocate, la convocazione della commissione per il rilascio dei pareri agli emendamenti tecnici del piano triennale. Da qui la riconvocazione della commissione lavori pubblici e conseguentemente di una nuova seduta di consiglio per approvare il piano triennale. Spostiamoci adesso ad ACI Bonaccorsi. In arrivo finanziamenti per lavori di ristrutturazione del polivalente. Fondi in arrivo per il comune di ACI Bonaccorsi. Il Ministero dell'Istruzione, tramite l'unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha approvato lo stanziamento della somma di 1.380.000 euro per i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza della palestra del polivalente sito in via Giorgio Esquera de Roxas. Superato lo scoglio dell'ammissione con riserva al bando rientrante nella sezione istruzione e ricerca del PNRR, il progetto ha ricevuto il via libera alla conseguente autorizzazione all'avvio delle procedure attuative. Tra i vari interventi in programma, l'ingente finanziamento andrà a coprire i costi di messa in sicurezza sismica della struttura, rifacimento del tetto e della pavimentazione del palazzetto sportivo. Il PNRR si sta manifestando sempre più come un mezzo molto utile ai comuni per fare quello che è il piano di ricostruzione nazionale. E ACI Bonaccorsi sta provando a entrare in tutti i bandi in modo da avere delle possibilità concrete per realizzare quello che è i suoi programmi amministrativi. Questo è il terzo opera pubblica che viene finanziata attraverso questo importante canale di finanziamento europeo. Questo è particolarmente importante sia per la cifra, perché per un piccolo comune come il nostro è una bella cifra, già 1.380.000 euro, ma è anche molto significativa perché mette in sicurezza dal punto di vista sismico la palestra, in quanto aumenta la resistenza alla sismicità che purtroppo è endemica nel nostro territorio, la palestra comunale, il palazzetto dello sport. E poi con questa cifra realizzeremo la copertura del tetto che aveva dei difetti e soprattutto metteremo un bel parquet a terra per in modo da essere veramente un palazzetto dello sport di tutto riguardo. Ma l'opera in programma non è la sola che troverà spazio nei prossimi mesi. Presto, dice il sindaco Di Mauro, vedranno la luce o giungeranno a termine altri progetti, all'insegna del potenziamento delle infrastrutture e dei servizi per il cittadino. Ne abbiamo due già in fase di già finanziate in fase di progettazione esecutiva, che riguardano il terzo lotto della pista ciclopedonale e con la quale stiamo cercando di recuperare al pubblico utilizzo quelli che sono i viottoli di un tempo abbandonati ormai. E poi stiamo facendo un altro progetto sul Parco La Mondetta, dove verranno ricostruiti tutti i muretti a secco che esistono, verranno messi degli alberi, i servizi e quant'altro occorre per rendere veramente fruibile alla cittadinanza questo importante spazio verde. Cultura, questa sera con inizio alle 18 all'Accademia Zerantea si svolgerà la presentazione della carta archeologica del territorio delle ACI, analisi diacronica dei paesaggi tra l'Etna e il Mare Ionio. L'iniziativa è promossa dall'Accademia Zerantea insieme ai comuni di Acireale e ACI Catena, del Parco Archeologico e Paesaggistico di Catania, della Valle delle ACI e dell'Associazione Ingegneri Architetti Acesi. E parliamo adesso di Magma, la 21ª edizione della mostra di cinema breve è stata presentata stamane, in programma fino al 19 novembre ad Acireale. Il cinema racchiude in sé molte altre arti, diceva così Akira Kurosawa, uno dei più importanti cineasti della storia del cinema. Emblematica questa frase per Magma, la mostra di cinema breve ogni anno in programma ad Acireale, quest'anno giunta alla sua 21ª edizione.
12 giorni, già cominciati il 7 novembre e fino al 19, all'insegna della cultura cinematografica, della proiezione di corto e lungometraggi, dell'approfondimento di tecniche cinematografiche e della sperimentazione. La 21esima edizione, già questo denota l'importanza ma soprattutto il successo che questo festival ha avuto non soltanto a livello locale nella nostra città, nel nostro territorio, ma soprattutto a livello internazionale. Ogni anno sono veramente tantissimi partecipanti che da tutto il mondo partecipano a questo festival, un festival che appunto dà lustro alla nostra città, perché grazie a questo il nome di Cirale viene veicolato in tutto il mondo. Tanti dunque gli appuntamenti in programma per questa edizione. Dopo il primo step online, Magma Debut, che si concluderà oggi con la proiezione dei lungometraggi in concorso sulla piattaforma My Movies, ci sarà spazio lunedì all'inaugurazione del festival al Palazzo del Turismo di Cireale, che di fatto segnerà l'inizio ufficiale del festival. 15 e 16 novembre, poi due eventi in programma a Catania: Experimenta, approfondimento su video, arte e film sperimentali, e Insula, impressioni di Sicilia, proiezione di cortometraggi. Dal 17 al 19 novembre, infine, come di consueto, al via le premiazioni dei vincitori dei concorsi internazionali e la proiezione del lungometraggio vincitore di Magma Debut, che avranno luogo al Multisala Margherita ad Acireale. Già iniziato online su My Movies, stiamo presentando i 5 lungometraggi d'esordio di registi internazionali che sono stati selezionati per la sezione Magma Debut, quindi attualmente siamo online. Da lunedì saremo in presenza, quindi ci sarà un'inaugurazione in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier, i massimi esperti e intenditori di vino. Martedì ci spostiamo all'Accademia di Belle Arti di Catania, in cui dedichiamo una sezione intera al cinema sperimentale e alla videoarte. Mercoledì siamo invece da Isola a Catania per presentare una selezione di cortometraggi regionali, quindi registi siciliani che si sono cimentati col formato breve. Da giovedì a sabato invece saremo al Multisala Margherita di Acireale, come di consueto la casa di Magma, per presentare i corti del concorso internazionale, 24 film da 5 continenti, e in particolare proietteremo in presenza il vincitore della sezione debut. L'associazione Alba Nuove, la rete civica della salute con il patrocinio del comune di Acicatena, organizzano per domenica 13 novembre nella villa comunale Lanza Filangeri a San Nicolò la giornata mondiale del diabete. Dalle 9 alle 12 con il coordinamento di Melina Scarlata, responsabile della rete civica della salute, verrà effettuato uno screening gratuito della glicemia. Sarà presente uno staff medico a disposizione dell'utenza. Ci fermiamo per un altro stacco pubblicitario, a tra poco con la pagina sportiva. Quindi oltre alla famiglia Bucalo, qui sono stati seppelliti anche i garibaldini che sono stati trucidati? Sì, quello che ci risulta è che sono stati sepolti qui dentro. Il posto preciso non lo sappiamo perché non è individuato, però in qualche angolo, quello che è stato tramandato, che in un angolo della chiesa sono stati sepolti 7 garibaldini. Il punto preciso non c'è, però di certo è che sono stati sepolti qui dentro. Su Etna Channel Tutto In di Franco Perdighizzi, domenica ore 21:20, canale 199 in tutta la Sicilia. Il 65% di sconto immediato in fattura se acquisti una caldaia o un climatizzatore Ariston. Scopri da Bruno Service Clima in via Alessandro Manzoni 1618 a Cireale come risparmiare fino al 65% grazie agli incentivi fiscali e ad Ariston. Ti installiamo una nuova caldaia o un climatizzatore di ultimissima generazione a pompa di calore. Risparmiosissimo. Ti offriamo la protezione Smart 10 per avere un'assistenza garantita anche da eventuali danni da agenti atmosferici, con l'ulteriore vantaggio che il centro assistenza siamo noi. Se volete comprare un'auto nuova, prima di tutto garantitevi l'assistenza diretta. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Acireale. Venite a scegliere tra la vasta gamma di autoveicoli quella che cercate. Vi garantiamo finanziamenti agevolati, attuazione dell'offerta in atto dalle case madri, servizio assistenza, ricambi ed accessori originali, vettura sostitutiva in sede. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Acireale, in via Loreto Baratelle 144. Per qualsiasi informazione 095 76 51 805. La tua salute è importante.
Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia, calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria, reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via Nazionale Guardia 196 ad Acireale. Si effettuano tamponi rapidi antigenici e rilascio Green Pass tutti i giorni, compresa la domenica. Hai cambiato auto? Sì, cambio quando voglio. L'utilitaria per la città, l'auto più grossa per i lunghi viaggi, quella elegante per le grandi occasioni. Hai vinto al Super Enalotto? No, ho scoperto la convenienza dell'autonoleggio Miami. Niente più bollo, niente assicurazioni, niente responsabilità. Con una piccola cifra giornaliera, senza carte di credito né cauzioni, vado, faccio benzina e torno. Chilometri illimitati. Autonoleggio Miami. Auto, furgoni, auto per cerimonia. Vieni a scegliere la tua nella nuova grande esposizione di Via Lazzaretto di fronte alla Cittadella del Carnevale. Informati e prenotati allo 095 826 41 55 o presso i nostri uffici in Via Vittorio Emanuele II 41, Piazza Carmine, a Cireale. Chi è? La Sicilia traslochi. Mi sento male solo al pensiero mi sento male. Mi viene l'esaurimento. La Sicilia traslochi. Smontiamo, rimontiamo, imballiamo, trasportiamo, modifichiamo mobili e cucine nei nostri laboratori in tempi rapidi. Viaggi settimanali da e per il nord. Copertura assicurativa, deposito mobili, noleggio scala mobile e massima professionalità sul lavoro. Fatto! Di già magnificenza, onestà e serietà. Solo la Sicilia Traslochi te la dà. Felicità! Control Tech, professionisti al servizio delle professioni. Informatica e grafica in un solo posto. Assistenza PC e stampanti, riparazione e vendita accessori informatici, risme di carta, cartucce e toner originali ed ecocompatibili a prezzi imbattibili. Da Control Tech è possibile spendere il bonus carta docente approfittando di una consulenza tecnica gratuita. Control Tech, elaborazione grafiche, loghi e stampi di ogni tipo e su qualsiasi supporto. Bigliettini da visita, vendita gadget, abbigliamento da lavoro e scolastico personalizzati, inviti e partecipazioni, timbri, premiazioni sportive, insegne ed espositori. Control Tech è ad ACI Sant'Antonio in via Vittorio Emanuele 35. Servizio a domicilio. Hashtag i migliori scelgono i migliori. Diretta dallo stadio. Gli incontri della Cireale Calcio in diretta. Flash dalle partite delle squadre della provincia di Catania che militano in Serie D e gli aggiornamenti dagli altri campi in tempo reale. Diretta dallo stadio. La domenica pomeriggio e negli incontri infrasettimanali 15 minuti prima del calcio d'inizio. Su Radio Etna Espresso e su Etna Channel. Lo sport con il calcio a 5 in Serie B, la Dragua Cireale è attesa dall'Acri. In Serie C1 la Sicilgrassi riceve il Montalbano mentre il Via Grande sarà di scena a Messina. In Serie C2 invece derby tra Acireale e Pedare, tra San Nicolò e Stella Rossa. Ritorna in campo la Dragua Cireale che dopo il turno di riposo affronta in trasferta il Città di Acri nella gara valida per la settima giornata del campionato di Serie B. I Granata arrivano alla partita di domani con 6 punti in classifica frutto di 2 vittorie e 3 sconfitte e occupano attualmente il nono posto in classifica. Il Città di Acri, matricola del campionato, invece ha collezionato 10 punti in classifica ed è reduce dal pareggio sul campo del Città di Palermo. Avversario ostico dunque quello che attende i Granata, calcio d'inizio alle 18 al Pala Cosenzia. In Serie C1 impegno casalingo per la Sicilgrassi che al Pala Volcan alle 17 attende il Montalbano. Serve una reazione alla formazione acese dopo la sconfitta sul campo del Barcellona per 4-2. Domani al Pala Volcan arriva una squadra ostica attualmente al quarto posto in classifica ma reduce dalla sconfitta contro i Città di Adrano 7-5. Gara agevole almeno sulla carta invece per il Via Grande che domani, sempre alle 17, sarà impegnato sul campo della SIAC Messina. La formazione biancazzurra, dopo aver ritrovato il sorriso in casa battendo il Rosolini, domani va in cerca della seconda vittoria consecutiva. La formazione messinese, dal canto suo, occupa infatti il penultimo posto in classifica con 7 punti all'attivo e arriva alla gara di domani dalla sconfitta contro la Madonnina.
In Serie C2, scontro diretto per la Cirade Calcio a 5 che al Palavolcano alle 19 ospita il Pedara. Squadre appaiate in classifica al terzo posto entrambe con 12 punti. I Granata sono reduci dalla vittoria contro il Canicattì, il Pedara invece dal 7-1 inflitto alla Next Level. Gara che si preannuncia dunque equilibrata tra due squadre in gran forma. Nel turno di campionato di domani spicca anche il derby tra San Nicolò e Stella Rossa in programma alle 15.30 al Comunale di San Nicolò. La formazione catenota vuole dare seguito al buon momento che sta vivendo in testa alla classifica. Di fronte però troverà una Stella Rossa ferita nell'orgoglio dopo i risultati altalenanti e sicuramente la formazione ospite vorrà invertire la tendenza. Nella pallanuoto invece è tempo di derby tra la Brizza Cireale e l'Equipe Orizzonte. Nella pallanuoto maschile la Nuoto Catania cerca la prima vittoria stagionale. Primo derby della stagione tra la Brizza Cireale e l'Equipe Orizzonte che domani, nella gara valida per la terza giornata del campionato di Serie A1, si scontreranno alla piscina Scuderi di Catania alle 17.30. Umori opposti per le due squadre. La Brizza arriva infatti alla gara di domani con 0 punti in classifica e reduce da due sconfitte in altrettante partite. L'Equipe Orizzonte invece, che anche per questa stagione ha costruito una corazzata, ha battuto nettamente la Rari Nantes Bologna la prima giornata per poi riposare alla seconda di campionato. Va in cerca della prima vittoria stagionale invece la Nuoto Catania che sempre domani e sempre alla Scuderi di Catania però alle 16 riceve l'Anzio Waterpolis nella gara valida per la quarta giornata di campionato di Serie A1 maschile. La formazione etnea non è ancora riuscita a smuovere lo zero dalla casella punti fatti in stagione, mentre l'Anzio Waterpolis ha collezionato 4 punti in classifica. In palio dunque punti già pesanti per la formazione di casa, nonostante sia solamente la quarta di campionato. Stamane nella Basilica di San Sebastiano di Acireale l'ultimo saluto a Sebastiano Gambino, il 36enne acese scomparso ieri. Al funerale presenti tanti suoi amici insieme ai gruppi organizzati della Curva Sud Jacopo Polimeni, di cui il 36enne faceva parte. E noi chiudiamo adesso dando uno sguardo alle previsioni meteo per domani. Poco nuvoloso con nubi in aumento dal pomeriggio, le temperature oscilleranno tra i 15 e i 21 gradi, venti deboli, mare mosso. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione di TG Reporter in onda domani a partire dalle 13.40. Grazie per averci seguito.